È tornata da Lusaka il 15 dicembre scorso Anita Romagnoli, 27enne di Fossombrone, che ha trascorso gli ultimi 6 mesi nel continente nero. La giovane ha seguito i progetti nell'area sanitaria di Kanyama, dove l'Africa Chiama Onlus ha una clinica, un'unità di fisioterapia e un centro di maternità in costruzione. Obiettivo: supportare lo staff locale, verificare che le donazioni che arrivano dall'Italia vengano utilizzate in modo efficiente ed efficace. Allora, in realtà io ero già partita per Lusaka, per lo Zambia, e avevo fatto un'esperienza di servizio civile per un anno, e tornata a febbraio 2020 sarei dovuta comunque ripartire per qualche mese, e a causa della pandemia però appunto ci sono stati dei ritardi, quindi appena c'è stata la possibilità di ripartire a luglio sono partita. Anita, che al suo ritorno ha dovuto rispettare 14 giorni di quarantena, ci ha raccontato le tante difficoltà, anche legate alla pandemia, vissute dalla popolazione con la quale interagiva parlando in inglese. Kanyama è un compound, quindi un quartiere molto povero, molto densamente abitato, dove i servizi di base, in particolare i servizi di sanità e di educazione, sono molto scarsi, e quindi sicuramente Africa Chiama e i progetti che ha vanno a incidere e soprattutto a aiutare e a garantire i diritti di istruzione e sanità. Con la clinica, aggiunge Anita, vengono offerti servizi sanitari e programmi specifici, in particolare per mamme e bambini. Sul fronte educativo, invece, la scuola di Shalom è nata per garantire l'accesso all'istruzione ai bambini più vulnerabili e con disabilità. Ad oggi la struttura accoglie più di 1000 studenti, di cui 70 diversamente abili, ma si sta lavorando, assicura Anita, per renderla inclusiva al 100%. Africa Chiama, come ha conosciuto Anita? Anita è venuta in associazione qualche anno fa e si è subito dimostrata disponibile a fare esperienze di volontariato, quindi ha iniziato con noi con l'esperienza del dopo scuola, un'attività che noi facciamo dedicata appunto ai bambini stranieri nell'aiuto compiti pomeridiano. Da lì poi è nata insomma questa possibilità, è partita con il servizio civile e che è concluso nel febbraio del 2019, e da lì chiaramente maturando una grande esperienza sul campo in Zambia in particolare, appunto, ha deciso di continuare questa collaborazione dedicandosi appunto al settore della salute, e quindi dedicandosi anche a guidare un po', a coordinare il progetto del centro di maternità che stiamo costruendo. È uscito da pochissimi giorni il nuovo bando del servizio civile dedicato appunto ai giovani dai 18 ai 28 anni, che invitiamo quindi a prendere contatti con l'associazione per informazioni, modalità di presentazione delle domande. Ricordiamo che il bando è in scadenza l'8 febbraio. Tornerà là presto oppure altri progetti? Ma sicuramente appena si potrà, se non diciamo per lavoro, sicuramente per andare a ritrovare i ragazzi, gli studenti, lo staff locale. Quindi è vero che l'Africa rimane nel cuore? Beh sì, indubbiamente, più che l'Africa sicuramente le persone che si incontrano, e diciamo gli incontri sono quelli che veramente sì, ti toccano e ti rimangono.